Mentre si avvicina il vertice Biden-Putin, previsto il 16 giugno a Ginevra, le vicende dell'aereo Ryanair della Grecia alla Lituania dirottato su Minsk si candidano ad essere parte delle questioni sul tavolo, mentre spuntano nuovi particolari. Mosca ha sinora sostenuto la versione bielorussa, quella della lettera di rivendicazione di un attentato, ma secondo l'Ovest e l'opposizione ad Alexander Lukashenko sarebbe un falso. La lettera di Hamas dalla Svizzera è arrivata nella posta elettronica dell'aeroporto di Minsk 24 minuti dopo che i piloti erano stati ufficialmente informati della bomba a bordo, così scrive il canale Next Alive, fondato dallo stesso giornalista arrestato dopo il dirottamento Raman Paratasievich, pubblicando la presunta minaccia. Nel frattempo Sven Jurgensson, il rappresentante permanente presso le Nazioni Unite per l'Estonia, in collegamento con i membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, definisce il dirottamento una flagrante violazione del diritto internazionale e il tema resta di attualità anche nell'odierno vertice informale dei ministri degli esteri UE a Lisbona.